L'Associazione Artigiani e Piccole Imprese Mestre fa il bilancio di fine anno. Il 2022 dà record per l'economia del Nord-Est. Il Gazzettino di ieri, domenica 18, riporta i dati. Il Veneto ha registrato una crescita del PIL del 3,8%, il Friuli Venezia Giulia del 3,2%, la Germania dell'1,6%. Il punto in generale, nonostante la crescita dell'inflazione, riporta un recentissimo comunicato della CGA, il caro energia e il boom dei prezzi delle materie prime abbiano creato non pochi problemi a famiglie e imprese. Negli ultimi 12 mesi, terzo trimestre 2022 su terzo trimestre 2021, la crescita economica italiana è stata doppia rispetto a quella registrata dai nostri principali competitor commerciali presenti nell'area dell'euro. Se nel nostro paese infatti il PIL è aumentato del 2,6%, in Germania è cresciuto della metà, più 1,3%, e in Francia in misura ancora inferiore, più 1%. Sempre nello stesso periodo la media dell'area euro si è salita del 2,3%. Insomma, quest'anno abbiamo, tra virgolette, sbaragliato tutti, dimostrando di esserci lasciati alle spalle con successo la crisi pandemica. La ripresa è trainata da industrie e servizi. Boom di fatturato per trasporti aerei e agenzie di viaggi. Nel post-Covid non abbiamo dunque rivali. E l'anno prossimo, il 2023, sarà invece un anno difficile. A dirlo è sempre l'ufficio studi della CGA. Su tutta l'Europa, infatti, soffiano venti di crisi molto preoccupanti. Tuttavia, con un'economia che in questi ultimi 2 anni si è decisamente rafforzata, dovremmo avere meno problemi degli altri a fronteggiare questo nuovo scenario avverso.